バイバイ。<noise> In puntata di focus di oggi, come potete vedere anche dal nostro titolo, parleremo di dislessia. Lo faremo con i nostri ospiti. Ve li presento alla mia destra, Sabina Ortolano, psicologa e psicoterapeuta. Benvenuta. Grazie. E Ilaria Polidoro, logopedista. Dopo spiegherete esattamente cosa fate per quanto riguarda la dislessia. Ma prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione, ascoltiamo questo audio. Si è così creata una sorta di base, base dati percettivi di cause ed effetto alla base della conce, concettualizzazione che porta a, a prendere un sasso e colpire deliberatamente con esso un'altra pietra allo scopo allo scopo di ottenere una maggior tagliente un margine tagliente questa operazione può apparire di estrema semplicità ma occorre molta pratica prima di riuscire ad ottenere risultati accettabili quando il, per il percussore colpisce il nucleo da cui si vuole ricavare la, la scheggia All'interno del nucleo si forma un, un cono donde l'urto. Abbiamo ascoltato un bambino che fa una lettura, un bambino che ha la dislessia. Intanto partiamo da quello che è la dislessia. Che cos'è esattamente? Perché c'è molta confusione, molta gente usa questa parola senza sapere esattamente il suo significato. La dislessia è un disturbo della, specifico dell'apprendimento della lettura. Eh, è un DSA, quello che insomma, nel linguaggio comune viene eh, assimilato a DSA, ovvero un disturbo specifico dell'apprendimento, della lettura, che si manifesta nei bambini con una lettura molto stentata, con eh, una certa marcata difficoltà che si mantiene nel tempo nell'attribuire ai segni grafici il loro suono corrispondente. In questo caso abbiamo ascoltato la lettura. E, e come si capisce, proprio nel caso specifico che abbiamo ascoltato, che il bambino è dislessico? È possibile identificarli in modo molto preciso perché esiste eh, una molto ampia batteria di test neuropsicologici che misurano le abilità dei bambini e le, mh, com, le mh, paragonano a quelle di un campione di bambini a sviluppo tipico. Quindi per ogni fascia d'età noi sappiamo quella che è ehm, la modalità corretta di decodifica del testo e quindi è possibile fare un'osservazione molto puntuale. Vediamo anche dei testi scritti da, da bambini che hanno la, la disfunzione. E qui in questo caso particolare c'è anche una specie di mappa, no? Sì, allora sì. cerchiamo di sviscerare un po' quello, quello che sta vedendo, questa mappa. Perché viene attribuita a un bambino con la dislessia? Perché la dislessia riguarda specificatamente un problema di lettura, ma in realtà i bambini che hanno questo tipo di difficoltà hanno difficoltà anche in altri ambiti scolastici, come per esempio una difficoltà nell'ortografia, poco fa abbiamo visto un dettato ortografico e quindi sono bambini che eh, commettono molti errori ortografici fino alla scuola media, a volte anche alla scuola superiore e bambini che hanno difficoltà nell'area numerica, nell'organizzazione nell dello spazio del foglio. Quindi la mappa che abbiamo visto eh, poco fa è la mappa di un ragazzo della scuola superiore eh, che prova a organizzare nello spazio del foglio tutto il ragionamento che aveva eh, in testa. Per quanto riguarda invece eh, diciamo, il contenimento di questa disfunzione, come, come, come si può fare? Si deve arrivare a incontrare un professionista in un'età, diciamo, precoce per poter risolvere un po' il problema. Allora, l'osservazione è possibile fin da prima dell'ingresso dell alla scuola primaria perché abbiamo degli indici di rischio molto, eh, molto puntuali che è possibile osservare anche prima dell'ingresso alla scuola eh, dell'obbligo, alla scuola primaria. In realtà l'identificazione eh, è possibile in tutte le fasce d'età, anche in età adulta, perché in neuropsicologia esistono dei test che valutano le persone in base alla, alla loro età. Si Sicuramente l'incidenza che è molto alta perché riguarda il 4% della popolazione è un'incidenza che viene osservata in maniera... Popolazione ehm, italiana? Popolazione o? globale. Okay. Le stime si attestano anche quasi al 5%. Questo significa che ehm, riguardando in maniera mh, eh, prevalente... Un problema negli apprendimenti scolastici, immaginiamo una classe, in quasi ogni classe c'è un dislessico o un bambino che ha un disturbo specifico dell'apprendimento. Come si fa a capire esattamente un genitore, oltre al fatto dell'ortografia, magari ha anche dei, dei voti bassi o della difficoltà di attenzione questo bambino? Certo, questi sono bambini che vengono spesso descritti come bambini pigri o disattenti o poco motivati. E, questo è il grande malinteso del, del DSA ed è un malinteso che è molto importante sfatare perché in realtà l'esposizione al um, linguaggio scritto è intanto un fenomeno naturale che il nostro sistema cognitivo è pronto a ricevere in un momento in cui è possibile per un bambino acquisirlo. Quindi, quando un bambino entra in prima elementare, ha una forte motivazione all'apprendimento oltre che una eh, buona predisposizione a questo. E, se incontra iniziali difficoltà che si mantengono nel tempo e arriviamo fino alla fine della seconda elementare, possiamo con certezza, con un'osservazione clinica puntuale, riscontrare la presenza di un disturbo specifico dell'apprendimento o comunque escluderla. Prima si individua il problema e prima si riesce a intervenire. intervenire. Certo, l'identificazione precoce è fondamentale perché quanto prima, come diceva lei, si interviene, tanto più la riabilitazione, che il, nella maggior parte dei casi è di tipo logopedico, riesce ad avere un buon effetto. In realtà per diverse fasce d'età è possibile un intervento che sarà riabilitativo negli anni della scuola primaria ma sarà anche di altro tipo negli anni della scuola secondaria. Quindi in realtà l'intervento è, è possibile in tutte le fasce d'età, deve soltanto essere personalizzato sul reale profilo funzionale di quel bambino. E l'intervento prevede diversi professionisti. Lei per esempio è psicologa, ma abbiamo anche la logopedista. E in che modo interviene la logopedista una volta individuato il problema? L'allocopedista può intervenire sin da un'età precoce perché il disturbo del linguaggio è comunque uno dei fattori di rischio per il disturbo specifico dell'apprendimento. Eh, questo può essere monitorato mh, già direttamente da quella che è l'evoluzione del linguaggio del bambino piccolo. Il genitore è ben consapevole del fatto che il proprio bambino inizierà a parlare intorno ai due anni di età per specializzare poi successivamente il linguaggio fino ai quattro anni. Possiamo dire, grazie alla letteratura scientifica che ce lo conferma, che a 4 anni di un eh, il linguaggio di un bambino è pressoché completo, quindi è molto simile a quello che è il linguaggio di un adulto. Lì è, è il genitore che in qualche modo inizia ad osservare il linguaggio del proprio bambino per capire se ci possono essere dei fattori di rischio, dei segnali che indicano una difficoltà o un ritardo nel linguaggio. Quindi se a 4 anni un bambino non ha un linguaggio abbastanza articolato si potrebbe già sospettare la presenza di qualche problema. Esatto, perché la letteratura scientifica ugualmente ci dice che l'80% dei bambini che a 4 anni hanno ancora un linguaggio alterato o comunque a volte anche non comprensibile sono eh, dei candidati ad avere un disturbo specifico dell'apprendimento. Nello specifico cosa fa la logopedista quando interviene? Sul bambino? La logopedista riabilita il linguaggio in tutti gli aspetti. Eh, per quanto riguarda questi bambini, quello che è possibile riabilitare o quelli che sono i segnali possibili da vedere sono sicuramente il modo in cui pronunciano le parole e quindi la struttura fonologica delle parole stesse. e Quindi potremmo trovare dei bambini che dicono carpa anziché scarpa oppure cimena anziché cinema, e questo, come abbiamo già detto, oltre i 4 anni è. Sicuramente un segnale, è un qualcosa che ci indica che l'evoluzione del linguaggio non sta andando nella maniera adeguata. E poi riabilita la struttura della frase: questi bambini che possono avere una difficoltà a livello di struttura frasale e quindi omettere a volte il soggetto, omettere a volte gli articoli, le, le preposizioni, quindi non effettivamente costruire una frase adeguata a quella che è la loro età. E in più eh, si lavora anche sul lessico, arricchimento del lessico, ovvero vocabolario, quante parole il bambino ha nel suo vocabolario, riesce ad utilizzare oppure riesce a reperire al momento opportuno. Quindi potremmo trovarci davanti dei bambini che hanno un vocabolario ristretto, utilizzano sempre le stesse parole, oppure che eh, fanno fatica a um, trovare la parola target da utilizzare per nominare il gioco che stanno facendo oppure, non so, l'oggetto che stanno osservando. Perché all'inizio della trasmissione si è detto che la dislessia è una difficoltà di riconoscere il segnale, quindi qui stiamo parlando di un'età che è ancora pre-lettura, perché il bambino impara a leggere verso i sei anni, certo. quindi c'è anche un modo di capire se la dislessia c'è in un momento in cui ancora non si va a scuola. Se, e quindi fare, come ha detto lei, anche questa diagnosi precoce, certo. fare intervenire i professionisti. Certo. Il, prego. Il, la cosa essenziale, importante da chiarire è che questo tipo di difficoltà è di origine neurobiologica, costituzionale. È di è genetica? Esatto, con un'alta percentuale di familiarità. Le stime sono all'incirca il 70%. Quindi, questo significa che c'è comunque una base costituzionale fortissima e le aree deputate all'analisi dei processi linguistici è la, sono le stesse, o comunque afferenti, a quelle che vengono utilizzate, impiegate, che si attivano nei compiti di letto scrittura. Ecco qual è il filo conduttore. Tra eh, il disturbo del linguaggio, le difficoltà di linguaggio e le difficoltà del linguaggio scritto, poi e quindi dei DSA. Abbiamo visto due professionisti: la psicologa e la locopetista. Ci sono altri professionisti che intervengono anche nel, 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 diciamo nel contenimento del problema perché non si può risolvere del tutto. Certo. Bisogna imparare a conviverci. Bisogna imparare a convivere con queste difficoltà, ma in realtà gli interventi sono possibili um, in, um, e sono... Um, individuabili e ben definibili in base all'età. Quindi è possibile per la logopedista intervenire sulla difficoltà di linguaggio, sulla difficoltà del linguaggio scritto fino alla fine della scuola primaria. È possibile per un pedagogista clinico, per un tutor dell'apprendimento dopo la fine della scuola primaria e quindi nella scuola secondaria affiancare con dei mh, laboratori metacognitivi, quindi con l'insegnamento di adeguate procedure procedure eh, e strategie di studio. Quindi essenzialmente gli interventi sono eh, di vario tipo e possono accompagnare i bambini e i ragazzi per il loro intero percorso di studi, perché la difficoltà eh, che provoca il disturbo specifico dell'apprendimento ha un'incidenza prevalente nella, nella vita scolastica e quindi deve essere possibile accompagnarli durante l'intero arco di studi. E se uno se ne accorge tardi? diciamo a 17, 18 anni, 20, può ancora intervenire? Allora, sicuramente la diagnosi ha un grande valore ehm, a livello adattativo, no? quindi è importante per un adulto potersi identificare nella propria storia personale, quindi eh, per esperienza so che molti adulti hanno avuto un miglioramento nello stile di vita e nel, nel proprio adattamento quando hanno avuto una risposta rispetto alla loro storia personale, alla loro storia eh, scolastica. Quindi l'aspetto diagnostico ha un grande valore anche per un adulto, l'aspetto dell'intervento per un adulto ha un valore diverso perché dipende dalla ricaduta che il disturbo ha in quel momento sulla vita di quel soggetto e quindi di nuovo è importante fare un inquadramento ed è per esempio la figura dello psicoterapeuta in questo caso che può aiutare la persona adulta a fare un bilancio di quella che è la sua situazione generale. Bene, ringrazio i nostri ospiti, li salutiamo perché adesso riceviamo in studio altri due ospiti. Vi presento Margherita Bissoni, esperta di strumenti compensativi informatici, e Fabio Scagliati, psicologo clinico, che aggiungeranno dei, dei contenitori a, questo, a questa trasmissione perché adesso non parliamo più dell'analisi dell psicologica ma parliamo invece di un luogo dove eh, si può andare per ehm, diciamo, contenere il problema della dislessia. Parliamo di Apertamente, che è un, la sede della, del, della vostra attività, in Viale Gramsci. Abbiamo già visto alcune immagini e quindi chi sostiene di avere un figlio con dei problemi di dislessia o crede di avere la dislessia può rivolgersi a voi e li troverà tutti i professionisti. Eh, sì, apertamente è un'associazione eh, molto giovane che mh, nasce però dal, dall'incontro eh, di tanti professionisti, eh, come dicevate prima, di tante aree, eh, da psicologi a pedagogisti, a logopedisti, ad educatori, tutor eh, o esperti di didattica speciale e eh, informatica, che eh, coordinandosi in un contesto eh, organizzato, eh, portano avanti tutte quelle che sono eh, le necessità del, eh, del supporto per i bimbi che hanno difficoltà di apprendimento e che hanno difficoltà in età evolutiva. E qua vediamo già le immagini della, della vostra sede. E, sì, eh, è un posto, diciamo che il nostro intento è stato quello di mantenere degli, al degli alti livelli di. Uh, professionalità uh, e di competenza uh, ma all'interno di un contenitore uh, che non tenda a medicalizzare uh, questi servizi perché se è vero che è necessario avere un approccio clinico uh, e neuropsicologico di base per inquadrare il problema uh, e avere delle professionalità per cercare le soluzioni è vero anche che in età evolutiva il, di solito le problematiche si affrontano mh, nel tempo eh, e quindi eh, è necessario mh, mettere i bimbi in una condizione e le famiglie in una condizione che garantisca degli standard eh, di affidabilità, ma che no normalizzi quello che è il loro vissuto del percorso di supporto e quindi eh, siamo coordinati e. Eh, e ci muoviamo dentro al centro con la maggior naturalezza possibile. Voi avete anche una storia personale rispetto alla dislessia. Parliamo con Margherita, intanto mi, se ci puoi spiegare che cos'è un'esperta di strumenti compensativi informatici. Allora in realtà mi occupo degli strumenti compensativi informatici che sono quegli strumenti eh, che vanno a compensare eh, una, una, questo disturbo in alcuni casi. Ad esempio... Sono tutti diversi in base poi alle, eh, al tipo di disturbo. Per esempio, la dislessia può essere eh, in alcuni casi compensata: si può aiutare il bambino a leggere attraverso l'ascolto del testo. Quindi esistono dei libri che non sono cartacei, ma sono digitali, che stanno all'interno del computer e che quindi possono essere ascoltati. Ovviamente, questi strumenti, ne ho citato uno su tutti, ma ce ne sono tantissimi, ad esempio, eh, anche le mappe concettuali in supporto alle interrogazioni, piuttosto che. E i formulari per la matematica. Sono tutti quei supporti che servono per ehm, orientare, e, mh, e appunto, eh, orientare i ragazzi quando poi si devono eh, confrontare in un momento di verifica oppure... Eh, ne ho citati veramente pochi, però il discorso è che gli strumenti compensativi non vanno bene per tutti, vanno proprio calibrati eh, sul, sul singolo ragazzo e, eh, e quindi niente, ecco, mi occupo di questo sia all'interno del centro insomma, che... In Infatti, general... come aveva detto la psicologa nella prima parte della nostra trasmissione, ogni bambino, ogni esatto. ragazzo va curato in modo personalizzato, va supportato, sì, nel, nel suo percorso. Intanto eh, hai un'esperienza personale sì. rispetto alla dislessia? Se ce la puoi raccontare, hai scoperto allora, di essere dislessica tardi. Sì, io scherzando l'altro giorno in studio eh, parlavamo perché anche lui è dislessico e ci e scherzavamo sul fatto che siamo un po' eh, dei dislessici in via d'estinzione, nel senso che eh, noi l'abbiamo scoperto molto tardi, oggi per fortuna, eh, o meglio, grazie al lavoro di tutte le persone che si occupano di questo tema, eh, si scopre prima, si arriva molto, come dicevano prima, eh, alla diagnosi intorno alle elementari. In Italia abbiamo diversi riferimenti importanti che sono l'Associazione Italiana di Islessia che opera a livello nazionale e abbiamo una legge di riferimento che è la legge 170 del 2010 in cui, sono, in cui troviamo tutte le indicazioni relative alla, alla scuola, come ad esempio questo piano didattico personalizzato che è un documento che viene redatto a inizio d'anno. Eh, a inizio dell'anno è fatto in accordo con le famiglie, la scuola e il ragazzo, in cui vengono segnate appunto, tutte le misure che possono essere utilizzate per garantire il diritto allo studio di questi ragazzi eh, dei ragazzi con, eh, con DSA, con dislessia, disortografia, eccetera. Eh, e quindi questo è un documento molto importante che, eh, che appunto è utile. La e... tua esperienza? Ah, la mia esperienza io l'ho vissuta un po' al buio, nel senso che non, eh, non lo sapevo. Quindi ho tutti i piccoli ricordi di situazioni in cui non sono riuscita magari ehm, a leggere un, un testo in classe, piuttosto che eh, anche, mh, per esempio, cose al di fuori della scuola, non so, una recita dove c'era un pezzettino da leggere e la, la preoccupazione di non riuscire a farlo. Quindi ho tutte queste piccole piccoli ricordi eh, che hanno eh, avuto un senso solo nel momento in cui è arrivata la diagnosi e sono riuscita a capire il motivo per cui sono, sono accadute queste cose, per cui la, la diagnosi è importantissima proprio per eh, riuscire a capire eh, come mai accadono queste cose. Dopodiché ci si organizza e eh, intorno adesso ai ragazzi più piccoli... Quando arriva la diagnosi si attiva questa rete che quindi è fatta dalla famiglia, dalla scuola e spesso anche dai centri che si occupano eh, di supportare i ragazzi e le famiglie. E queste sono tutte figure che devono operare in sinergia fra loro proprio perché devono avere un obiettivo, una visione comune eh, a cui appunto puntare per eh, fare un bel percorso. insomma. Anche lei ha scoperto la dislessia tardi. <ride> sì, io l'ho scoperto a 25 anni. Ero all già all'università, avevo già un forte interesse per uh, l'aiuto alla persona e quindi mi ero iscritto a psicologia. Ma gli studi non andavano avanti. Eh, incontrai un professore molto importante, eh, che è il professor Stella, che all'epoca insegnava proprio nella facoltà in cui ero iscritto e, e um, feci, arrivai a capo del fatto che. Eh, appunto ero dislessico perché mi valutò e mi disse eh, qual era il motivo per cui eh, non riuscivo a, a, ad andare avanti negli studi. Dal di lì eh, è iniziato un sodalizio, diciamo, eh, nel quale eh, ho contribuito insieme al professore e eh, all'epoca collaboratrice, poi la dottoressa Ortolano, eh, a, a fondare il primo sportello universitario per DSA. Eh, e a orientare i miei studi verso la clinica neuropsicologica, perché il mio obiettivo era quello di eh, avere le, maggiori le più precise informazioni di base per poi contribuire al percorso di sviluppo del, del bimbo co a quello, eh, con cui entravo in contatto. E quindi orientai i miei studi, mi sono poi laureato, masterizzato. <ride> ho, Uh, ho fatto insomma tutto e la mia attività professionale è stata sempre caratterizzata da, da questo, eh, anche nel fatto che la declinazione di tutta quella che è il mio bagaglio professionale è attitudinalmente orientata verso la continua ricerca di strumenti di didattica speciale, la creazione di percorsi eh, di avvicinamento eh, e di metodo eh, allo studio. Eh, perché appunto è il contesto in cui io di fatto non devo imparare niente, devo soltanto eh, cercare di eh, stare con i ragazzi e applicare quelle che sono le professionalità che poi ho eh, acquisito. E, e anche la passione per eh, l'idea del, del nostro centro è nata un po' da questo, cioè dal normalizzare un contesto che richiede però un, un impegno attivo da parte di tutti. Ecco. Quanti sono i bambini e i ragazzi che frequentano il vostro centro all'incirca? Sono, sono un bel numero. Sono tutti di eh, fuori noi, lì o vengono anche da fuori? Ma noi abbiamo diciamo dei, eh, delle sedi eh, distaccate per cui eh, negli anni cercando anche di andare incontro alla logistica quotidiana di questi bimbi perché eh, dispi eh, dispiace tanto a volte far spostare bimbi che magari si muovono dall'entroterra dall eccetera tra Cesena, eh, Galeata e Forlì bene o male abbiamo dei punti di riferimento. E, mh, I bimbi sono, sono tanti e, soprattutto, sono eh, di tutte le fasce d'età. Abbiamo diplomato quest'anno eh, due ragazzini, eh, al liceo tra l'altro, quindi con eh, grandissima soddisfazione. E, mh, e, eh, è bello vedere come eh, nel crescere in un contesto eh, organizzato come il nostro alla fine diventano una risorsa gli uni per gli altri, perché i piccoli emulano i grandi e i grandi diventano disponibili ai piccoli nei nostri laboratori. Quindi eh, tutte le fasce d'età poi si incontrano. Eh. L'unica cosa che abbiamo un pochino eh, su cui ci siamo soffermati quest'anno è un piccolo laboratorio dedicato solo ai bimbi di quinta elementare e prima media che abbiamo chiamato Jump, perché quello è il salto più grande. Purtroppo siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Intanto vogliamo lasciare anche qualche informazione in più ai nostri telespettatori per chi vorrà eh, cercare informazioni sia sul vostro centro oppure sulla dislessia, a chi si deve rivolgere se c'è qualche sito. Uh, sì, trovate il sito dell'associazione scrivendo apertamente su internet, ci trovate anche sui social, quindi su Facebook e, e poi ci trovate nella, nella sede in viale Gramsci a Forlì. E quindi niente, se avete eh, voglia di passare vi aspettiamo. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi e i nostri telespettatori per averci seguiti. Arrivederci a tutti.